Domenico Pettinari del Movimento 5 Stelle davanti all'ospedale civile di Pescara con i cittadini per denunciare quelle che definisce le gravi carenze della ASL. Parla di fallimento del centrodestra, strutture fatiscenti, pronto soccorso che esplode, mancanza di reperibilità dei medici di base e di mancata sostituzione nelle aree interne dei medici in pensione e depotenziamento ospedali Popoli e Penne, nonché liste infinite. Sì, intanto diciamo subito che sono stato costretto a organizzare questa conferenza manifestazione perché ogni settimana ricevo centinaia e centinaia di telefonate dei nostri cittadini vittime della sanità che mi raccontano storie raccapriccianti. Ecco, la sanità è governata dalla regione, la regione da 3 anni governa il centrodestra, i risultati sono questi: pronto soccorso completamente ingolfato perché mancano medici, addirittura è stato anche chiuso determinati reparti dal precedente binario, mancano medici. Ho dato la soluzione: per incentivare e invogliare medici a venire in pronto soccorso bisogna fare una cosa semplice, incentivi economici, premialità curriculari, utilizzare l'istituto del precetto e soprattutto utilizzare i medici assunti per la pandemia che hanno dato ampia disponibilità per le esigenze aziendali. Ma l'altra concausa è che ci sono molti accessi inappropriati, cioè tutti i codici verdi e bianchi dovrebbero essere trattati dalla medicina territoriale, dal territorio, non entrare in pronto soccorso. Ma se funzionasse la medicina territoriale, dato che non funziona, abbiamo distretti completamente declassati e depotenziati con macchinari obsoleti e quindi inevitabilmente il cittadino è costretto ad entrare in pronto soccorso. Altra concausa sono il depotenziamento degli ospedali minori, Penne e Popoli. Costantemente ogni giorno assistiamo a una spogliazione dei reparti e dei primariati degli ospedali di Penne e Popoli. Quindi la comunità dell'area Vestina, le comunità della Val Pescara sono costrette ad entrare tutto nell'ospedale principale di Pescara e qui sta scoppiando letteralmente tutto. Abbiamo parlato delle oltre 10.000 prestazioni di specialistica ambulatoriali, immaginate, sospese causa Covid e non più riposizionate e riprogrammate. Anche gli screening oncologici sospesi, non riprogrammati, significa che la nostra gente si sta ammalando di più, si aggravano, entrano in ospedale, tanti rinunciano alle cure e sono costretti alla mobilità passiva. Liste d'attesa infernali. Altro tema dolente che stiamo denunciando sono la mancanza di medici di medicina generale e pediatri nelle aree interne, nei nostri comuni, cioè vanno in pensione, non rimpiazzano e quindi tanti comuni sono senza medico. Vergognoso, ricordiamo in chiusura la grande vergogna degli OS. OS, i nostri angeli in prima fila che sono andati nella pandemia a salvare la nostra gente, licenziati, mandati in mezzo alla strada, 80 persone non più reintegrate. Ecco, l'appello forte al presidente della regione Marsiglio, all'assessore regionale Veri, che hanno il potere di governare la nostra sanità che sta andando allo sfacello, di fare subito, fare presto.